Il 25 settembre si vota per il rinnovo del Parlamento. Il territorio italiano è suddiviso in collegi. Gli elettori voteranno i candidati del proprio collegio di appartenenza. La legge elettorale prevede un sistema misto. Un terzo del Parlamento eletto con il sistema uninominale maggioritario e due terzi con il sistema plurinominale proporzionale. Su ognuna delle due schede si troveranno sia i nomi dei candidati che concorrono per la quota maggioritaria, sia le liste o le coalizioni loro collegate, con i nomi dei candidati che concorrono per la quota proporzionale. Si può votare tracciando una X, sia sul nome del candidato all'uninominale maggioritario che sul simbolo di una delle liste che lo appoggiano, soltanto sul nome del candidato all'uninominale maggioritario e il voto si estende automaticamente alla lista o alla coalizione che lo appoggia, soltanto sul simbolo di una delle liste e il voto si estende automaticamente al candidato all'uninominale maggioritario ad esse collegato. In tutti questi casi la scheda sarà ritenuta valida. Non è invece permesso, pena l'annullamento della scheda, esprimere un voto disgiunto. Tracciare una X su uno dei nomi dei candidati per la quota plurinominale proporzionale. Il voto uninominale maggioritario elegge solo il candidato che fra tutti ha ricevuto il maggior numero di voti. Il voto plurinominale proporzionale, invece, elegge i candidati in proporzione ai voti ricevuti dalla loro lista.